minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, della chiesetta antica, per raccontarvi quello che accadde il 21 novembre del 1944. Vogliamo dedicare questa puntata di Un minuto con Padre Pio a Padre Agostino da San Marco in Lamis. Padre Agostino quel giorno divenne guardiano di questa fraternità, dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Venne nominato superiore del convento, ma giunse la prima volta con l'incarico di guardiano qualche giorno più tardi, il 24 di novembre. Poi una seconda volta tornò per restarvi così definitivamente il 10 di dicembre. Padre Agostino fu l'angelo consolatore sia attraverso le lettere, la corrispondenza, ma anche attraverso visite personali al giovane cappuccino Padre Pio da Pietrelcina negli anni della sua strana malattia quando stette a Pietrelcina. E i religiosi, i cappuccini, i confratelli di Padre Pio lo hanno eletto più volte come superiore conventuale, ma non solo, anche per 24 anni come consigliere superiore della provincia, per 9 anni come ministro provinciale e per 4 anche come delegato al capitolo generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Il suo governo fu caratterizzato da un'illuminata prudenza, impescrutabile fermezza, tenace amore alla regolare osservanza e al largo senso di paternità. Padre Agostino amò Padre Pio e questi ricambiò il suo maestro, direttore, confessore di eguale, forse maggiore amore. Tra i due, col passare degli anni, si andò a creare una vera e propria intesa basata sull'amore, sul rispetto reciproco, sulla stima, sulla venerazione da ambo le parti. E per Padre Pio, Padre Agostino fu e restò il suo padre lettore, mentre per Padre Agostino, Padre Pio restò sempre il suo caro e amato Piuccio.